La verità è che senza Gesù gli esseri umani sono perduti. Gli esseri umani sono persi. Senza Gesù gli esseri umani vivono nell'inganno. Senza Gesù, anche se hanno una religione, sapete? Perché tu puoi avere la religione, ma non hai Gesù. Tu puoi dire io sono cattolico, ma sei lontano da Dio. È la verità. Tu puoi dire io sono cattolico, ho fatto la cresima, vado a messa, ma stai vivendo lontano dal Signore. Non leggi la Bibbia, non metti in pratica la Bibbia. Io devo mettere in pratica la Bibbia. Io per essere salvato non basta che dico sono un predicatore, sono evangelico. No! Devo mettere in pratica la parola di Dio. Alleluia! Tanti hanno una religione, vanno a messa, sono cattolici, sono testimoni di Geova, buddisti, musulmani, ma il loro cuore è lontano da Dio. Il loro cuore vive lontano dal Signore Gesù Cristo. E noi dobbiamo stare attenti, anche noi che siamo cristiani evangelici, anch'io devo stare attento. Io non mi posso salvare perché dico che sono evangelico, o perché dico che sono pentecostale, o perché dico che sono di una chiesa evangelica. Nemmeno questo mi salva, perché ci possono essere anche evangelici falsi che vanno lì nelle riunioni a pregare e poi fuori vivono nel peccato, si ubriacano, mentono, guardano film sporchi. La salvezza, alleluia, ti allontana dal peccato. Alleluia. La salvezza ci allontana dal peccato. Quando Gesù Cristo entra nel cuore, ci libera dal peccato. Quando Gesù Cristo entra nei nostri cuori, la vita di un uomo cambia, la vita di una donna cambia. Oggi il mondo è pieno di gente che dice, di persone che dicono che sono cristiani, sono cattolici, vanno a messa o hanno una religione, ma il mondo è pieno di persone perdute. È la realtà. Se io domando alle persone che passano, voi credete in Dio? Dicono sì, ma poi la loro vita è una vita perduta. Tanti purtroppo stanno vivendo nella perdizione. Se io domandassi alle persone che passano, voi siete credenti in Dio? Loro direbbero sì, io credo, io sono cattolico. Ma sei salvato? Sei salvata? Un conto è dire tu sei cattolico, ma un altro conto è dire io sono salvato in Gesù Cristo. Gesù Cristo mi ha salvato. Qui in questa passeggiata passano tante persone che sono cattolici, sono di una religione, alcuni musulmani, alcuni che possono dire anche io sono evangelico, ma ti voglio dire sei salvato. Hai la certezza della salvezza? Che se muori sai dove vai? Questa è la salvezza. Quando veramente il nostro cuore appartiene a Cristo, quando nel nostro cuore c'è stato un pentimento, quando nel nostro cuore, gloria a Dio, c'è stata una conversione, un cambiamento. La maggior parte purtroppo delle persone che dicono che sono cattolici, che credono o che hanno una religione, sono perduti, vivono ancora nel peccato, vivono nei vizi, vivono nei desideri carnali, nelle concupiscenze della carne, come dice la Bibbia, nei desideri del mondo, nelle opere
malvagie, nella menzogna, nel vizio, nell'adulterio. La maggior parte delle persone vivono così, mentendo, addirittura bestemmiando, e dicono che sono cattolici, o dicono che sono cristiani, o dicono che credono in Dio, ma loro vivono lontano dal Signore, perché non c'è la salvezza nei loro cuori. C'è una religione, ma non c'è la salvezza. Hanno una religione, ma non c'è Cristo. Hanno una credenza, ma non c'è Gesù nei loro cuori. Ecco perché le persone sono smarrite, sono perdute. Ma ti voglio dire, se tu ti converti veramente a Gesù Cristo, inizi a seguire la sua parola e inizi a seguire la sua verità e inizi a seguire i suoi insegnamenti, tu vedrai che il Signore, tramite la fede, ti farà diventare una persona giusta. Non per i tuoi meriti, non per le nostre buone opere, ma per la sua grazia e per la sua misericordia. Perché dice la scrittura, cari, ti gela nel Vangelo di Luca, al capitolo 19, dice, alleluia, al versetto 10, perché il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Cioè, questo vuol dire che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, lui è venuto dal cielo a cercare e a salvare ciò che era perduto. E in questo mondo tutti noi eravamo perduti, perché il peccato porta l'uomo lontano da Dio. I cattivi desideri portano l'uomo lontano da Dio. I cattivi desideri portano l'uomo nelle tenebre. Ecco perché il Figlio di Dio è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, dice la Bibbia. Nel Vangelo di Luca, capitolo 19, verso 10, Gesù ti vuole salvare dalla perdizione, perché se muori nel peccato sarai condannato per l'eternità. Vedete, la religione degli uomini, la religione falsa, ti insegna che c'è un purgatorio, vero? La religione cattolica ti insegna che c'è un purgatorio, ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia non insegna che c'è un purgatorio, o che dopo la morte le persone possono ancora redimersi. Alcuni credono che i peccatori possono andare al purgatorio e dopo qualche anno, chissà, con le preghiere che fanno sulla terra, le preghiere dei parenti, li tireranno fuori dal purgatorio. Dopo qualche anno o qualche secolo di sofferenza, allora dopo il purgatorio andranno in paradiso. Non è vero questo. Il purgatorio non esiste. Ecco perché io dico, alleluia, con la Bibbia, che la religione cattolica è falsa. Il purgatorio non esiste. Non servono quelle
tradizioni che loro vi hanno inculcato, di fare le preghiere per i morti, le messe per i defunti, non servono. Non serve che tu fai una messa per un nonno che è morto da 30 anni, non si può più salvare una persona che è già morta. Quando una persona muore, se era credente in Gesù, se seguiva la parola del Signore, se quella persona veramente seguiva la volontà di Dio, quando muore va in paradiso tramite la fede in Gesù Cristo. Se un vero credente muore va in paradiso, ma se il peccatore muore va all'inferno. Non esiste il purgatorio. Se un peccatore muore nel peccato, non crede in Gesù, non crede alla parola, vive lontano da Dio, disprezza la parola, fa il peccato, fa il male, quella persona se muore sarà condannata per l'eternità. Non esiste un purgatorio dove quell'anima va lì per un po' di tempo a scontare, chissà, a scontare i suoi peccati, va qualche anno al purgatorio e poi dal purgatorio lo tirano fuori. No, questo non esiste. La Bibbia parla del cielo e dell'inferno. La Bibbia parla della salvezza o della perdizione eterna. E mentre siamo in vita in questa terra, mentre siamo in vita adesso, mentre abbiamo il respiro, abbiamo l'intelligenza, abbiamo la vita, la facoltà di decidere, è adesso che dobbiamo mettere i nostri cuori nelle mani del Signore. È adesso che dobbiamo, alleluia, mettere la nostra vita nelle mani di Gesù Cristo, perché solo Lui è la salvezza, alleluia. Non è una religione che ti può salvare, una messa, un purgatorio, ma è solo Gesù Cristo il Salvatore. E la vera fede ci insegna che noi dobbiamo pregare solo il Signore.